l'inaugurazione del cantiere di una nuova fabbrica. Ha detto di aver incontrato qualcuno che stava male, sull'aereo o in aeroporto. No, ha detto che aveva il jet lag. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Beth! Mamma! No, va in camera, tesoro! Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora. Hai avuto un malore stamattina, ti era già successo? Altri problemi di salute? No, allergie? No. Fino a ieri sera erano 32 casi. E purtroppo è morta. Certo, allora posso parlarle ora? Signor Emoff, sua moglie è morta. Ma di che cosa sta parlando? Calma. Che le è successo? Che cosa le è successo? Calma. È possibile che qualcuno voglia rendere la viaria un'arma? Non serve che lo faccia qualcuno. Ci pensano già gli uccelli. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano 2 persone, poi 4 e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro. Hanno convocato la Guardia Nazionale, sposteranno il presidente in un bunker. Sarà l'inferno. Vattene! Così la verità viene nascosta al mondo. Brucia i campioni, distruggi tutto. Pronto? Mi servono i nomi di tutti coloro che sono entrati in questa camera. È un'emergenza. Niente panico. Ti farò portare a casa. Anch'io ho una famiglia, dottor Cheever. Come tutti. Non toccare nessuno. Non parlare con nessuno. Sta lontano da tutti. Risalga in macchina! Non siamo malati! Si adatta a noi prima di quanto noi ci adattiamo a lui. Sta mutando. Lei è un buon osservatore, Cole. Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso. Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena. E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre. Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie. In che anno siamo? Tu quale credi che sia? 1996. Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus. Questo non sarebbe il presente. Così? Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico. L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus. Scimmie? È in un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi. Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante? No, signore. Ha bisogno d'aiuto. Non penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Questo posto non mi appartiene. Sei qui a causa del sistema. Io so delle cose che voi non sapete. Sì, passerò. Mi avete mandato nell'anno sbagliato. Ne ha la certezza. La scienza non è più una scienza esatta. Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come c'è finito? Non lo so. Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Hai detto che ho avuto delle allucinazioni. Spiegami che significa. Ci sto provando. Voglio che il futuro rimanga un mistero. Polizia! Posso aiutarti a farti uscire? Non puoi sfuggire. È inutile. Siamo tutti scimmie. Il virus è mutato. Viviamo sottoterra. Noi ti osserviamo. Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta. In a remote African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus. I know that some of us have doubts about what we're about to do. We'd be less than human if we didn't. But the fate of the nation, perhaps the world, is in our hands. We cannot. We dare not refuse this burden. I'm confident that each of you will do his duty. God forgive us. Your town is being quarantined. We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying. I'm leaving with the team in an hour. From the heart of a small California town. Damn it, Sam, I want to save these people same as you. To the inner circle of power in Washington. The most optimistic projection for the spread of the virus is this. 24 hours, 36 hours, 48 hours. The greatest medical crisis of all time. We can't stop it. Begins. Try to remain calm. Many people are dying and are going to continue to die unless we find this monkey. There will be panic the likes of which we have never seen. There you are. Portland residents, people of Seattle, citizens of San Diego, residents of Atlanta, Denver residents of Detroit, Dallas residents.